Questo video tutorial voglio mostrarvi come è semplice creare una immagine da inserire nella nuova timeline che Facebook ha messo a disposizione in Italia da qualche mese. In questo caso Missione Sabuco Tanzania ha creato un collage di foto prendendo spunto da un modello che metteremo a disposizione a fine di questo corso. E noi invece in questo caso realizzeremo una immagine grazie ad un servizio online che si trova su picscatter.com, con il quale possiamo creare questa immagine, una sorta di collage di foto, prendendole sempre dal nostro account di Facebook, da amici, dai nostri album o da foto sulle quali abbiamo cliccato mi piace. In questo video manuale tratteremo la realizzazione di una timeline da album fotografici, da nostri album fotografici. Quindi ritorniamo su l'account, vado sul mio account, vado a creare un nuovo album cliccando sopra foto, a questo punto creo un nuovo album di foto. Vado a dare un titolo all'album, album per la timeline, do una descrizione, come creare una timeline da foto, vado a selezionare le foto da caricare, le trovo nella cartella, le avevo già impostate alcune foto da caricare, le seleziono tutte e le carico. Caricate tutte le foto e decido il livello di sicurezza, quindi il livello di pubblicazione, se lo voglio fare pubblica aperta a tutti, in questo caso faccio vederlo solo agli amici, essendo anche un album realizzato giusto per spiegare questo tutorial. E consiglio di lasciare non spuntata la alta qualità, altrimenti il caricamento delle foto è molto più lento. Quindi ho caricato tutte le foto, vado a cliccare su pubblica foto per pubblicare il mio album, in questo caso dei miei interessi. Pubblicato quindi l'album delle foto, posso ritornare sul sito PicScatter, mi loggo, a questo punto scelgo l'album dal quale recuperare le foto per la mia nuova timeline, eccolo qua, posso dare un titolo al mio album per la timeline, non l'ha preso in automatico perché l'ha preso dal titolo del mio album, ok. Ho la possibilità di, allora, se voglio eliminare il copyright o se voglio scaricare la mia nuova timeline, devo pagare $1.50, altrimenti lascio così com'è e posso pubblicare direttamente la mia timeline. Con questo bottone mi chiede di cliccare su il bottone mi piace, così velocizza l'upload. Quindi l'immagine è stata caricata online. Se vogliamo vedere andiamo a cliccare direttamente la nostra timeline, altrimenti per chi non l'avesse attivato può attivarla da questo bottone oppure crearne una nuova. Io l'avevo già attivata, quindi clicco di aprire la mia nuova timeline. Ancora non è stata caricata. Per cambiarla è sufficiente cliccare su cambia copertina, scegli dalle foto. Queste sono le ultime foto inserite, scelgo, e l'album che avevo creato prima, e salvo le modifiche.
questo punto ho creato la mia nuova timeline con, in questo caso, una mia, con i miei interessi. Ricordo sempre di salvare le cartelle, le immagini dentro una cartella prima di iniziare il procedimento, così è tutto più facile la scelta delle immagini.